desidera che avrai è il titolo della manifestazione conclusiva di fine anno dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociosanitari Criscuolo di Polla, in programma venerdì 9 giugno a partire dalle ore 10 presso il Centro Sociale Don Bosco di Polla. Ne parliamo con il dirigente scolastico Gaetano Gallinari. È sempre bello quando a fine dell'anno si possono un po' tracciare i bilanci delle tante cose che si sono fatte. Certo, soprattutto fatemi esprimere, come dire, la fierezza di questo evento, perché io sono qui, questo è il mio secondo anno e come sempre capita anche nelle altre scuole che ho frequentato, in linea di massimo questi eventi si concludono tra scuola primaria, scuola media, nel caso come il nostro dello strumento musicale. Le scuole superiori più raramente accedono a questo tipo di manifestazioni. Quest'anno abbiamo avuto, io lo dico senza tranquillamente, la fortuna di avere con noi la professoressa Bracco, che è partita in maniera autonoma e, come dire, mi ha chiesto naturalmente facciamo questa cosa. Il teatro è qualcosa che riesce a mettere insieme e a generare degli effetti straordinari sul piano dell'aggregazione degli alunni. Al di là del grosso coinvolgimento che la professoressa è riuscita a mettere in campo, naturalmente col supporto di tanti altri colleghi, questa cosa ci sarà molto molto utile anche per far conoscere questo istituto che ha nel territorio del Vallo di Diano enormi potenzialità, coinvolge ragazzi che diversamente forse avrebbero preso strade, come dire, più difficoltose, sarebbero persi nel percorso. Abbiamo fatto un lavoro per tutto l'anno scolastico abbastanza complicato, diciamo difficile, perché abbiamo trattato argomenti molto importanti che riguardano purtroppo le varie piaghe sociali. Ci saranno in questo spettacolo anche dei momenti di divertimento, avremo anche un discorso di continuità con i bambini della scuola dell'infanzia, perché noi siamo un omnicomprensivo, e con i ragazzi della scuola media. Ma diciamo che la cosa importante, quello che ci ha dato la spinta e che ci fa continuare a lavorare fino al 9 in maniera molto, molto attiva, è il fatto che i nostri ragazzi sono veramente coinvolti, sono motivati e devo dire hanno avuto, ed è questo quello che noi volevamo, hanno avuto la possibilità di poter avere, di potersi trovare una forte coesione sociale, perché noi ovviamente partiamo da un processo importante che è quello dell'aggregazione, nonché dell'inclusione, della dispersione scolastica, perché ovviamente abbiamo situazioni un po' particolari, come diceva anche il preside, e il nostro obiettivo appunto è quello di portare sul palcoscenico i ragazzi, perché i ragazzi, i nostri ragazzi, e ne siamo fieri, hanno lavorato intensamente notte e giorno. Noi non abbiamo fatto nulla rispetto a quello che hanno fatto loro, quindi io ringrazio i dirigenti, ringrazio i colleghi, ma ringrazio i miei ragazzi.